10 spettacoli in programma, di cui 8 in abbonamento, fra novità e classici. Sul palco del Teatro San Nazzaro saliranno grandissimi ospiti della scena italiana, ma rigorosamente napoletani. La stagione teatrale 2015-2016 è stata presentata nella storica sala di Via Chiaia dal direttore artistico del San Nazzaro, Lara Sansone, che ascoltiamo ai nostri microfoni. Quest'anno è un cartellone quanto mai ricco di amici, di sorprese. Abbiamo il piacere e l'onore di avere Peppe Barra, Giacomo Rizzo, Gino Rivieccio, Benedetto Casillo, e Paolo Caiazzo e ancora Ciro Giustiniani. Poi c'è il 30° anniversario dalla scomparsa di Nino Taranto, che vorremmo omaggiare con Morte di Carnevale, che è stato un baluardo del Teatro San Nazzaro. E ancora un altro compleanno, sono 20 anni, questa volta è un compleanno, del Caffè Chantant. Sono 20 anni di successi, di uno spettacolo che è anche un attimo un format, perché prevede lo smontaggio della sala, oramai lo conosciamo tutti, e questa edizione sarà particolarmente divertente, diversa, è un po' una sintesi di quelli che sono stati questi anni a San Nazzaro. Ciro Giustiniani, nel cartellone del Teatro San Nazzaro 2015-2016 c'è anche il tuo spettacolo. Sì, c'è il mio spettacolo, un progetto voluto da Alessandro Siani, Anime del Sud. Diciamo che per studiare un popolo a scuola ci insegnano che bisogna sapere gli usi e costumi, il napoletano invece va vissuto, e con questo spettacolo insomma cerchiamo di portare le quattro stagioni di Giustiniani. C'erano le quattro stagioni di Vivaldi, ma le quattro stagioni di Giustiniani, dove insomma si cercherà di capire un napoletano come passa l'estate, il Natale, dal passato alla modernità. E sarò, insomma, avrò come contorno, perché poi sono un bel ruoto furno, come contorno ci saranno insomma loro protagonisti di musiche e canzoni, i ragazzi Anime del Sud, la regia di Paolo Caiazzo, un progetto di Alessandro Siani, e Paolo Caiazzo sarà lui a coordinare, il maestro che dirigerà insomma sti capo pazzi insomma. Poi Paolo Caiazzo anche lui in cartellone qui a San Nazzaro con lo spettacolo Benvenuti in Casa Esposito. Paolo, vieni Paolo, il regista, doveva venire Kubrick. La prima cosa, come regista dovevi capire da Ciro, perché fa sempre questo gesto così, capito? No? E quindi dobbiamo sgrossare parecchio prima di poter andare in scena. Ci stiamo preparando con i ragazzi di Anima del Sud, ci sarà uno spettacolo cantato e la parte di prosa, diciamo, prosa. Una versione in prosa, la terra da Ciro Giustiniani. Parleremo di Napoli, delle Anime del Sud, in modo che la gente quando uscirà dice Anima del Sud. Anima del Sud. Ok, e poi ci vediamo anche con Benvenuti in Casa Esposito a febbraio, di nuovo qui al Teatro San Nazzaro. Vi aspettiamo.